In valle ci venni per un sopralluogo per organizzare un evento. Ho avuto la possibilità di visitare un appartamento in affitto in una frazione della valle, a Musonio, che si trova a circa 10 minuti di macchina da Oressio, per cui ancora più lontano dalla città. Inizialmente ero molto scettico, cioè non avrei neanche voluto perdere il tempo a visitare un appartamento in un posto dove mi è sempre sembrato assurdo andare a abitare, no? Che senso ha allontanarsi dalla città? Che senso ha per uno che è vissuto per più di 10 anni a 5 minuti dalla stazione, facendo addirittura il pendolare Locarno-Milano per il primo anno d'accademia, una cosa fuori? Ecco, che senso ha? Com'è possibile spostarsi in una valle dove addirittura si vorrebbe chiudere la scuola elementare e la scuola dell'infanzia perché non ci sono abbastanza famiglie? Mi è bastato guardare fuori dalla finestra di questo appartamento per dire, beh sì, io qui ci voglio vivere. La prima reazione, il primo pensiero che ho avuto è dire, ah, io con questa vista mi sento il più ricco del mondo. Perché effettivamente in città ci sono quartieri dove dal mio gabinetto posso parlare al vicino che sta facendo il pranzo di Natale con la famiglia, per dire, talmente il tessuto urbano è diventato denso e anche pianificato un po' a scapito del benessere. La padrona di casa stessa è rimasta sorpresa perché in 5 minuti ho deciso che sì, avrei potuto fare questo salto. È stato inaspettato anche per me. Non immaginavo di venire quella mattina qui in valle e scendere praticamente con un contratto d'affitto per un appartamento a mezz'ora da Locarno. Mezz'ora, tra l'altro, neanche d'autostrada, di una strada per alcuni un po' impervia, quindi davvero poco invitante. Ecco, non mi sono fatto spaventare da ciò e a distanza di 3 anni posso comunque dire che grazie a questa scelta il livello di benessere è aumentato. Poi non so se questo mi aiuterà a vivere un po' più a lungo, però gli anni che passerò saranno sicuramente trascorsi con una qualità maggiore. Questo in città purtroppo è un lusso che possono permettersi soltanto le persone che hanno la disponibilità per abitare su un attico, dove il tuo vicino più lontano è a una certa distanza e dove sopra di te non c'è nessuno. L'appartamento è molto bello, mi ha colpito, e ha colpito anche il laboratorio che era disponibile di sotto. Laboratorio che in città è un ennesimo lusso poter avere. Non ci pensavo più neanch'io, ma da bambino uno dei primi regali che chiesi con insistenza ai miei genitori era un tavolo da falegname. Crescendo però questa cosa è andata un po' nel dimenticatoio perché non posso fare l'artigiano in casa, non è consono. Qui invece ecco che ho potuto riscoprire certe dimensioni del fare, in particolare con il legno, che vabbè, mi hanno riaperto una finestra più che sul mondo, su me stesso, che la vita in città probabilmente avrebbe lasciato chiusa e non so fino a quando. Non solo per riprendere una passione all'infanzia, ma anche per sviluppare la mia professione stessa, perché in quanto docente di arti plastiche e visiva, il mio mestiere prevede il fatto che io realizzi dei lavori con legno prima di farli realizzare i miei allievi. Insegnare è un po' quello, mettersi nella situazione di uno studente e capire quello che devi imparare. È vero che Locarno, in quanto città, porta gli individui a vivere in uno spazio piccolo. Come l'ho vissuto io, questo spazio piccolo portano l'individuo a vivere una certa dimensione di competizione, ad avere una certa voglia di distinguersi. Poi magari tocca solo certe persone la voglia di affermarsi mettendoci del proprio, cioè il volere essere regista di una certa realtà e non soltanto comparsa. Venire qui in valle sicuramente ha scombinato questa dinamica. Non è una vita comunitaria, non ci sono più gli hippie cappelloni che forse hanno reso famosa la valle negli anni 70, ma invece ci sono persone che hanno un piacere nella condivisione. Finché io non sia arrivato con nessuna competenza, per esempio su come si lavora l'orto, qui in valle nel giro di pochissimi mesi ho conosciuto chi mi può venire a insegnare come fare qualcosa, so da chi posso andare per chiedere una risposta a un problema di come tagli un albero, come costruire quella cosa, come risolvere quel problema. Bello perché è una dimensione sociale così piccola dove facilmente escono i talenti di ognuno. Se penso a tutti gli anni passati in città, ho legato pochissimo con i miei vicini di casa, con chi viveva nella porta di fronte alla mia. Ci si incontra sul pianerottolo, ciao ciao, due parole, così, ma non ho mai avuto un interesse nel
andare oltre questo. Qui in valle invece le dinamiche cambiano, anche se il vicino non è più davanti direttamente alla mia porta sul pianerottolo, però ci si conosce di più che se abitasse a 2 metri dalla mia porta nel contesto di una città. Questo è qualcosa che mi ha sorpreso in positivo. Non mi immaginavo che avrei avuto un po' anche l'interesse di sviluppare queste conoscenze, no? A volte uno dice, beh, vado a vivere in mezzo al nulla perché almeno così sono su, non c'ho vicini, sto per i fatti miei, nessuno mi dà fastidio. Oppure altre visioni dove no, la gente di valle, gente chiusa e quelli lì sono sempre su a farsi gli affari tra di loro. Non è solo così, ci sono anche quelle realtà, ma ripeto, quelle realtà capitano anche in città. È stata una sorpresa in positivo. Io la consiglio come esperienza da vivere perché si può rivalutare certi racconti, certe narrazioni che si sentivano nella nostra realtà urbana 50, 60, 100 anni fa. The Parders è stato un contenitore di idee, di novità portate a Locarno nel contesto del festival. Permesso di sviluppare delle idee come grafico, come fotografo, come videomaker, come organizzatore di eventi. Dopo 18 anni è arrivato il Covid, tutto si è fermato e anche noi appunto reinventandoci per voler anche vincere un po' quella sfida di dire ah, noi ce l'abbiamo fatto organizzare qualcosa nonostante il Covid. Nel 2020 l'ultimo atto di questa esperienza che giudico conclusa a questo punto, l'ultimo atto è stata la registrazione di un disco. Disco di musica elettronica, ma non è musica elettronica che forse tanti immaginano, è una musica elettronica fatta da oscillatori. Il disco si intitola Oblique Connections, l'idea che ognuno di noi arrivasse da un punto e ce ne fosse uno di punti in cui le nostre linee di percorso si congiungevano. Il luogo di incontro è stato il Parco del Teatro Dimitri Averscio, dove abbiamo registrato. I 4 coraggiosi sono Attila Folklore, sintetizzatore modulare, noise generator, tape, loops, quindi c'è chi lavora ancora sulle cassette, che è un'altra nicchia del mondo dei nerd della musica. Davide Botta, tastiere, oscillatori in varie forme. Joel Gilardini, musicista di Zurigo, ticinese, chitarra, chitarra baritona, pedaliere ed effetti loop vari. E da ultimo Michele Bianchi, sintetizzatori modulari e field recording. Il disco è stato registrato nel 2020 e proprio per il fatto che nessuno di noi c'ha fretta uscirà solamente nel 2023. Mi pare giusto, no? Io non ho partecipato come musicista, mi sono limitato a far da produttore, cameraman, ho stampato le copertine in serigrafia, ecco, e ho disegnato la grafica.